Finalmente, dopo aver visto un po' le basi del node editor e del texturing nei video precedenti, ci accingiamo a migliorare il nostro texturing. Ricordate che qui avevamo questo materiale impostato che si vedeva rendered, ecco, veniva più o meno così. Quindi avete visto da prima che noi possiamo aggiungere un po' di lucentezza, di riflessi, e possiamo aggiungere anche un po' di dettagli, no? Su questo oggetto. Quindi per farlo dobbiamo agire ovviamente sul materiale e quindi cominciamo a provare a suddividere in qualche modo lo schermo. Ci prendiamo sulla sinistra, abbiamo visto il Node Editor, che è interessante, magari clicchiamo su questo. Ok, questo qui è il node editor corrispondente all'ultimo video della prima settimana. Qui cerchiamo di vedere la nostra palizzata in modalità così, ma vediamo un attimo di avere anche come al solito, l'UV Image Editor qua. Quindi adesso ci sono il Wood Cleanup, il Texel Density che abbiamo usato per verificare la UV mappatura e adesso andiamo ad aprire delle texture che noi abbiamo, che sono quelle del materiale. Noi abbiamo fondamentalmente che cosa? Una bump map, una normale e una speculare, direi. Quindi bump sta per height map, la normale e la speculare che sono quelle, oltre alla cleanup originale, che sono quelle che ci servono. Quindi prendiamo la bump, vedete che è questa. Ok, apriamo anche la normale, che vedete che è fondamentalmente molto leggera. Ma prendiamo anche la speculare. Speculare, vedete che fa riflettere soltanto alcune zone. Ok, allora adesso applichiamo le tecniche che abbiamo visto e vediamo un attimo di riuscire a vedere se riusciamo a migliorare questa texture, no? Che abbiamo messo. Quindi la duplichiamo e ci mettiamo, abbiamo detto non color, e ci mettiamo, cominciamo con la bump. Ok, allora la bump vi ho detto che dobbiamo infilarla dentro, alla fine deve arrivare alla normale, ma dobbiamo costruirci questo, il bump. Cosa succede? Che prendiamo il color, lo mettiamo sul height e poi infine mettiamo questo sulla normal. E vedete che c'è già un primo. Probabilmente la strength è eccessiva e la distanza è eccessiva, abbiamo detto 0,01, forse addirittura di meno, 0,005. Ok. Dunque, vedete che dà già comunque una certa vitalità, no? E poi prendiamo la normal map, quindi duplichiamo questa, Shift D. Qui ci infiliamo la normal map. Dunque, normal map dobbiamo trasformarla in una normal, abbiamo detto. Quindi ci mettiamo add normal map, mettiamo il colore qua e questo nel normal. Ok, e questo dovrebbe già aiutare. E abbiamo detto che in realtà l'aspetto che migliora molto di più il tutto è la specular map.
Quindi prendiamo questa, facciamo ancora image texture e qui aggiungiamo uno shader che sarà add shader glossy, lo mettiamo qua. Ecco, qui abbiamo detto che vogliamo fare il trucco, no? Che gli mettiamo il allora fondiamo insieme con un mix, quindi add shader mix shader, quindi prendiamo il glossy e questo, ok, e poi qui gli mettiamo quel famoso RGB, quindi era sul color ed era un mix RGB che mettiamo qua, che lo combiniamo con il nero, abbiamo detto, quindi combiniamo questi due e il tutto, cioè il risultato di questo, lo mettiamo come fattore. Quindi quello che abbiamo ottenuto qua, salvo adesso trovare i valori un po' ottimali per vedere, però già si vede comunque che c'è una riflettività, no? Sugli spigoli, no? Che forse è un pochino eccessiva, quindi bisognerà lavorare un po' su tutte le opzioni, no? Adesso farò un piccolo controllo su tutte le costanti, perché potrebbe, dunque vediamo un po', abbiamo la bump map light, ah sì, ne ho messe tutte e quattro, ok, aspettate un secondo. Dunque, ho fatto alcune prove off screen perché comunque è una cosa abbastanza, insomma, vedrete anche voi quando la farete che bisogna fare un po' d'attenzione a molte cose. Quindi, innanzitutto, una cosa che ho fatto è di posizionare la luce in modo opportuno, quindi la luce che ricordiamo che la selezionate da qua, io l'ho fatta sun. Dopo un po' di ricerca gli ho messo un valore di intensità 4, il colore eventualmente questo è un po' aranciato, quindi tipo tramonto, e poi ho usato questa videata che è la quad, che si controlla Alt-Q, che mi ha permesso, insomma, permette di vedere la luce dall'alto, di fronte e da destra, e quindi si può un po' controllare dove è diretta. Vedete, questo è il sole e come proietta le varie riflessi. Quando si mette la speculare e quando si hanno delle strutture più o meno dritte come queste, non è facilissimo capire dove mettere la luce in modo tale da produrre dei riflessi diciamo interessanti. Avendo messo per esempio la luce un po' sulla destra, leggermente in alto ma un pochino radente, vedete che facendo così i riflessi si manifestano quasi tutti qua su questi su quella famosa, diciamo, edge loop aggiunta che avevamo messo all'inizio, vi ricordate? E senza questo bevel non si sarebbe potuto vedere questo effetto, che dà indubbiamente un effetto di realismo, no? Torniamo per un secondo al nostro node editor, clicchiamo sulla nostra palizzata, vedete che qui siamo esattamente come l'avevo fatto prima, ma avevo cambiato alcuni fattori. Quindi qui per esempio ho messo dunque qui la roughness della diffuse è rimasta inalterata, ma ho cercato di ridurre abbastanza la strength e la distance, quindi 0,2 e 0,08. Gli altri sono più o meno tutti a posto, e anche qui la roughness qua 0,08 e qui il factor 0,664, nel senso che questo scurisce. Vedete che è puntato a destra, quindi scurisce un po' i riflessi. Se ne volessimo di più, basterebbe che
lo mettiamo in là e tendenzialmente riflette di più. Ma dovete trovare, a seconda della situazione, diciamo, qual è il fattore giusto, e quindi si fanno un po' di tentativi. 0,664, io ho visto che che dà un buon valore. E tanto per intenderci, ecco, vedete che ci sono questi riflessini qua. E per vedere la differenza che si avrebbe usando senza questi accorgimenti, basta che noi togliamo questa normale della diffuse e poi facciamo Ctrl Shift Click, e qui vediamo quale sarebbe l'effetto fondamentalmente senza. Soltanto di questo blocco. Vedete che questo è l'impatto. Invece, mettendo il blocco, insomma, si deve vedere praticamente una certa differenza nei riflessi generati dalla palizzata. Adesso provo a fare anche ancora un attimo qualche piccolo esperimento per farvi vedere un'altra immagine significativa. Ok, ho pasticciato ancora un po'. Vedete, questo è il rendering con 32 samples, mentre invece questo qui è il rendering completo in F12, che si ottiene credo che siano 128 samples. Questo quindi è un esempio della texture con i riflessi lungo i bordi. Qui ho ingrandito, ho aggiunto, ho fatto ancora alcune piccole variazioni. Quindi, tornando a UV Image, no, dov'è? Node Editor, di lui ho cambiato un po' questi fattori, quindi gli ho messo dei numerelli leggermente diversi. Quindi anche voi giocate un po' su questi numeri e vedete un po' cosa ottenete. E proviamo a fare il rendering senza le aggiunte. Quindi facciamo il rendering fondamentalmente soltanto del diffuse, che è questo, ok, che era quello di prima. Quindi, se facciamo il rendering soltanto del diffuse, quello che troviamo è questo. Che non va malissimo, ma vedete che c'ha questo F12, vedete che non va malissimo, però comunque mancano i riflessi lungo le direzioni in cui arriva la luce, e manca un pochino di dettaglio, no? Quindi, se volessimo rivedere il risultato, quindi questa immagine, magari ce la possiamo salvare. Quindi da qui possiamo fare image, facciamo save as image e la chiamiamo rendering, diciamo senza bump, senza specular, no? Ok. Quindi questo è il secondo rendering che abbiamo fatto, e lo rifacciamo il rendering invece con il Node Editor ricostruito. Quindi praticamente così, è così, e con il normal, ok? E ricordate che era questo. Quindi rifacciamo F12, quindi lui ricostruisce quell'immagine di prima. Vedete, con i riflessini, ok, salviamo anche questa immagine. Save as image.
la facciamo rendering con bump, e con specular, quindi sempre PNG. Quindi andiamo un attimo a vedere queste immagini con bump e con specular. Quindi apriamo qui. Quindi sono queste due immagini. Questa è l'immagine con rendering con bump e con specular, e questa è l'immagine invece fatta praticamente con il primo tutorial che abbiamo visto ieri. E vedete che c'è sostanzialmente un pochino di differenza. Non tantissima, però è quello che rende un pochino più realistica, diciamo, questa texturizzazione rispetto alla texturizzazione senza specular e senza senza, diciamo, i bump o la normal map. Ok? Poi un altro video, poi soltanto per i più avventurosi, vedremo come invece aggiungere ulteriormente nella texturizzazione anche degli elementi casuali, tipo del muschio o altri difetti, che permetteranno di invecchiare il legno, perché vedete, questo sembra un legno appena uscito dalla fabbrica, no? Quindi tutto lucido, tutto bello, eccetera, mentre invece, tra l'altro vi invito a notare che se noi ingrandiamo l'immagine e cerchiamo di vedere la stessa figura, quindi per esempio questo legno nell'immagine senza bump o con l'immagine col bump e con la speculare, vedete che qui rimane molto più piatta e molto, diciamo, finta in un certo senso, mentre qua si vedono le venature e i riflessi, quindi si intuisce molto meglio. Vedete anche qua sui bordi, e le venature del legno rendono molto meglio, pur essendo tutte e due in realtà immagini piatte nello stesso modo, ma la texture è quella che fa la differenza, no? E sotto ancora di più. Quindi questo è un po' tutto sulla texturizzazione, diciamo, secondo livello della palizzata. Per i più coraggiosi, ripetiamo, c'è un texturing a terzo livello.